Tornato Pietro, grazie. Dopo insomma un avvio di stagione complicato per te come per tutta la squadra, oggi abbiamo rivisto il calciatore devastante della scorsa stagione, al di là del gol, al di là dei due pali, insomma una prestazione mi permetterei di definire praticamente totale, che dietro poi quando vanno scivolate esulti. No, guarda, sono molto contento della prestazione che abbiamo fatto oggi, di squadra e quella personale, e sono molto contento anche soprattutto per il gol, che è stata come una liberazione di questo inizio di campionato, dell'inizio di campionato un po' difficile, e sono molto contento soprattutto che il gol è arrivato in casa finalmente, che lo aspettavo già dall'anno scorso. Infatti ti volevo proprio chiedere quali sono le emozioni a segnare davanti al pubblico dell'arena. Lo avevi fatto nello scontro diretto con la Cremonese allo Zini, però insomma di fronte a 8.000 pisani che esultano penso che sia ancora più bello. No, infatti è stato bellissimo sentire il boato dopo il gol, è veramente un'emozione indescrivibile. Poi quando riesci uno schema c'è ancora più soddisfazione. No, esatto, poi a me quel tipo di gol mi piace molto, ce l'ho provato già varie volte, quindi sono contento che sia riuscito. È stato complicato tenere a bada Partipilo, che comunque insomma è lui come altri che hanno incrociato dalle tue parti. Oltre a lui appunto la Ternana dispone di una batteria offensiva di tutto rispetto, no? Però il primo tempo soprattutto, ma anche nella ripresa, al di là di tanti palloni che hanno provato a alzare verso l'area di rigore, poi mi ricordo una parata di Livieri nel secondo tempo oltre a quella su Partipilo a metà primo tempo, sì, più o meno. No, sicuramente loro davanti sono molto forti, l'abbiamo visto, infatti siamo contenti che ci siamo difesi bene, perché comunque non era facile oggi, però abbiamo subito portato la partita dalla nostra parte, quindi siamo molto contenti di come abbiamo lavorato oggi in fase difensiva. Buonasera Pietro. Sera. In settimana ti abbiamo sentito, diciamo, parlare dell'alta classifica con tanto coraggio ma anche con tanta convinzione. Qual è in questo momento il clima dello spogliatoio? Ma io penso che non ci dobbiamo sbilanciare troppo, nel senso che siamo contenti di essere usciti da quelle posizioni laggiù in fondo, però comunque la classifica è corta, nel senso basta poco, bisogna rimanere umili, secondo me, continuare così, portare a casa i risultati e dare continuità ai risultati positivi che abbiamo portato da un po' di tempo. Ciao Pietro, complimenti. Ti volevo chiedere prima... il perché, se c'è un perché, di questo inizio di stagione sottotono dopo essere stato uno dei migliori terzini del campionato scorso, e poi una nota anche di sfortuna, l'ennesimo palo colpito quest'anno. Ma cioè, in realtà una motivazione non c'è, una motivazione vera e propria, nel senso magari sono state un insieme di cose, un po' la delusione dell'anno scorso magari, che è un po' inconsciamente rimasta dentro a me come anche a qualche altro, perché comunque è stata pesante, però una motivazione vera e propria penso che non ci sia. Siamo contenti invece che adesso ci siamo ripresi. Riguardo al palo, che devo fare? Sono contento almeno di essere riuscito a fare un gol. Troppo bene. Troppo bene, mira peggio infatti. Presa troppo bene. No. Posto ragazzi, l'ultima. Quanto ti è rimasta dentro la partita del 29 maggio? E se hai rivisto anche le immagini? No. Io ogni tanto le vado a rivedere per farmi male. Guarda, un po' di tempo fa le avevo ricercate, però non le ho trovate. Non ho trovato la partita perché non l'avevo mai rivista. Mi è rimasta dentro, mi rimane dentro tuttora, perché comunque è un ricordo che è negativo e positivo, anche perché nel senso è stata un'esperienza incredibile. Quindi sicuramente rimarrà sempre nel mio cuore da qualche parte, però adesso l'ho messo da parte, tra virgolette, perché comunque bisogna andare avanti. Grazie. Prego. Posto. Grazie mille. Ciao.